che ha detto D'Achito, cioè che la squadra ha fatto un grande secondo tempo, ha perso meno palloni sulla riconquista, ogni qualvolta abbiamo riconquistato siamo andati convinti per far gol perché c'era una partita da vincere e l'abbiamo vinta meritatamente, perché la squadra ha fatto bene. Poi poteva vincere anche la Sampdoria perché un metro di fuorigioco, il gol. E anche loro hanno attaccato sempre, sono stati sempre. Tutte e due le squadre hanno giocato una grande partita, sempre con la ricerca della vittoria. È stata una partita con continui ribaltamenti di fronte, con tante emozioni, con tanti episodi importanti. Per cui, bella partita, siamo contenti di averla portata a casa perché è una partita giocata sul filo di lana, proprio di quelle senza risparmiare niente. Queste prime 5 giornate il VAR è utilizzato in maniera conforme, secondo lei, nei confronti dell'Inter? Io sono a favore del VAR per quanto riguarda episodio o no. L'altro giorno ho detto secondo me era calcio di rigore, stasera dico che hanno scelto bene, hanno fatto bene a annullarli i 2 gol perché sono da annullare. Perché così mi è stato detto, perlomeno, più o meno il primo gol è in fuorigioco, anche se di poco, però un pochettino è di là, dipende poi qual è la regola, non lo so, e non mi interessa neppure perché il mio lavoro è quello di far alzare il ritmo alla squadra, come è successo poi in questa seconda parte, se noi avremo quell'atteggiamento lì. È chiaro che un episodio che ti gira a favore o che ti gira a sfavore non sarà determinante per il risultato, perché noi riusciremo ad essere più cattivi di quello o più determinati di quello che sarà quell'episodio lì. Altre domande? Prego. Mister, buonasera. Due Buonasera. vittorie in pieno recupero sono un segnale importantissimo. Significa che la squadra non molla mai veramente, anche nei momenti difficili. Sì, è vero che segno che la squadra ha giocato con determinazione fino da ultimo, ha fatto le cose fatte bene sempre, non si è risparmiata, è entrata in campo con il chiodo fisso, devo vincere questa partita perché ho perso dei punti in precedenza, per cui bisogna arrivare a recuperare su dei campi importanti contro squadre che giocano un grande calcio come questa Sampdoria. Io ho detto ieri in conferenza stampa, affrontare in questo momento qui la Sampdoria equivale ad affrontare il Tottenham, la Sampdoria in campionato equivale ad affrontare il Tottenham in Champions League, cioè il massimo che ti puoi trovare davanti. Come forza e come organizzazione, perché poi la forza la fa sempre la disponibilità e la voglia dei calciatori. Qui davanti. Buonasera mister, volevo chiederle questo, l'ho vista sbracciarsi tantissimo nel primo tempo con Nainggolan, Icardi, era con loro che ce l'aveva? No, ce l'ho, io di molto ce l'ho con lei, con loro non ce l'ho, con lei invece ce l'ho e tanto, però andiamo avanti. Che vuol dire ce l'hai? Ce No, l'hai, si che vuol dire? riferiva a Ma loro. non ce l'ho. No, vabbè, non ce l'ha, però chiedo, si riferiva a Mi loro? riferiva a loro, cioè è più corretto, lei è bravo con le parole, per cui Esatto. Si mi riferiva a riferiva. loro, volevo sapere che cosa. Di venire dalla parte dove si andava a costruire, perché spesso non si riusciva a trovare sbocco, perché loro ti saltano addosso in maniera forte e ci vuole poi densità dalla parte dove si va a giocare, perché portando questo rombo sempre intorno alla palla gli spazi sono stretti e giocare corto diventa difficile, per cui c'è da alzare, c'è da giocare addosso al trequartista, c'è da giocare addosso alla punta. Avevamo fatto la scelta iniziale di tenere i due esterni abbastanza larghi per fare cambi di gioco, però per fare cambi di gioco bisogna che tu riesca a fare quel fraseggio dentro il campo. Cosa che nel primo tempo ci siamo riusciti poco, perché loro ci saltavano addosso e ci saltavano addosso bene. Però poi abbiamo sistemato un po' le posizioni degli esterni e
e più che altro poi siamo riusciti a venire incontro anche nei tre quarti con la punta, a palleggiare, perché poi nel secondo tempo sia Nainggolan che Icardi sono stati bravi a cucire e a far salire poi il reparto difensivo dei due centrali e dei due mediani. Qualche altra domanda? L'ultima, io prego. Salve mister, intanto complimenti. Mi volevo chiedere, questo cambio, cioè perché l'Inter nel primo tempo appare sempre un po' sottotono e poi nel secondo tempo riesce a dire la sua veramente? La differenza spesso la fa il gol, quando si fa gol, però noi abbiamo fatto le stesse attenzioni che si vuol mettere dentro le partite sia nel primo tempo che nel secondo tempo. È chiaro che quando poi sbagli qualche fraseggio e qualche costruzione bassa perché loro ti vengono a pressare, ti vengono ad affossare lì sulla linea difensiva e sui due mediani con questo rombo e ci perdi due o tre volte palla come si è perso noi, poi ti tocca spendere delle corse per andarla a riconquistare la palla. Ecco, quando nel secondo tempo ci è riuscito meglio questo palleggio, ci siamo liberati più per andare poi a dare sfogo all'azione e a costringerli a fare delle corse più lunghe, allora sono stati più in difficoltà loro, perché loro sono abituati con questo rombo, con questa densità sempre intorno alla palla, la perdo qui, la riconquisto qui, gioco qui, sto qui. La perdo qui, te la porto là e tu devi allungare. Allora è un atteggiamento che in cui si ritrovano meno e dove gli si può prendere qualche vantaggio. Nel secondo tempo siamo stati bravi a palleggiare, poi ad andare nelle zone vuote e a creargli problemi come ce l'hanno creati loro quando avevano la palla. Grazie. Ci dice solo se l'espulsione ha un senso, è giusto o sbagliato? No. L'espulsione secondo me è sbagliata, nel senso che io ho gioito, ho detto gol e basta, poi dice ma l'hai detto con troppa forza, l'ho detto, capito, però dice ti sei girato verso di me, gol, c'era la telecamera, lì mi sono girato verso la telecamera, c'era anche il quarto uomo e ho detto gol e basta, ho detto gol ragazzi, poi dice ma se lo dici gol, va bene. All'ultimo minuto così viene fatto, deve essere un po' più emotivo.